Allora, adesso il prossimo problema che ci poniamo è quello di invertire le curve di Gauss e Strickler. Siamo sempre qui nel nostro caso dei tre rami. Consideriamo la prima area, poi la seconda area, poi la terza area. E la portata massima ce l'abbiamo. E questa è la formula di Gauss e Strickler. Nothing new. Tutto uguale a prima, salvo che Q a sinistra ce l'abbiamo, K con S pure ce l'abbiamo, I con F ce l'abbiamo, diciamo che è 0.01, però dopo vi sottopongo delle varianti. Una delle ore precedenti vi ho detto che il grado di riempimento del tubo lo fissiamo, e in particolare poniamo uguale a G, tipo lo fissiamo per modo di dire, nel senso che diciamo che mettiamo un valore indicativo che potrebbe essere 0,75. In questo caso il grado di riempimento, peraltro, è, che cosa è dato? Da Y diviso D. Y diviso D è composto da due parti. Beh, il denominatore che è sempre D, la parte superiore è Y, questa quantità Y qua, che è uguale a che cosa? Al raggio, che è di mezzi, poi è uguale a questa altezza qua, che è legata a questo teta, questo angolo al centro, in particolare è di mezzi coseno di pi greco meno teta mezzi, perché questo è pi greco meno teta diviso il tutto diviso 2, quindi sarebbe 2 pi greco meno teta diviso 2. La formula trigonometrica che ci dà quell'altezza lì. Anche qua vi invito a fare un minimo di ragionamento sulla trigonometria, quarta superiore, giusto? Trigonometria, terza superiore. Beh, dipende se uno, dipende cosa ha fatto uno, insomma. Comunque questo è 1 meno coseno, il grado di riempimento si esprime qui come funzione di quest'angolo al centro che vedete che ho chiamato teta e definito teta, ed è 1 meno coseno di teta mezzi. Vi ho brevissimamente illustrato come si ottiene attraverso le formule trigonometriche, anche perché la stessa area bagnata si può esprimere sempre in funzione di quest'angolo al centro. In particolare è il raggio al quadrato per teta meno secteta diviso 2. Anche qua che cosa ho fatto? Qui ho... Questo è la circonferenza di 2 pi greco r, o pi greco d, se volete. La frazione, in radianti ho 2 pi greco radianti qui, no? Quindi, la porzione di area che sta sotto, che è coperta da quest'angolo teta, è teta pi greco r quadro, teta r quadro, con teta misurato in radianti, e quando teta è uguale a 2 pi greco è 2 pi greco r quadro. Se con quest'angolo ogni porzione di circonferenza denotata con l'angolo al centro teta è teta teta r quadro, e nella sostanza è questo primo termine qua. A questa devo sommare l'area del triangolo, e quindi mi vado a calcolare l'area del triangolo in funzione dell'angolo teta,
e dopo le opportune trasformazioni di tra segni e coseni ottengo questa regola meno senteta e omega in particolare di quadrato quarti per teta meno senteta diviso 2. Il perimetro bagnato è 2 teta per d diviso 2 e da questo sono in grado di calcolarmi il raggio idraulico. Raggio idraulico che è area sezione bagnata diviso perimetro bagnato, quindi il rapporto tra le due formule precedenti, che è d quarti per 1 meno senteta su teta. Il grado di riempimento è fissato, la pendenza del tubo è fissata. Il grado di, come vedete qui c'è un rapporto biunivoco tra teta e G. Qui fisso G e mi ricavo teta. Poi avendo teta sono in grado di calcolare l'area bagnata e sono in grado di calcolare il perimetro bagnato e quindi sono in grado di calcolare anche il raggio idraulico. Il raggio idraulico che è però in funzione non solo dell'angolo di riempimento ma come vi avevo detto in forma del tutto astratta prima anche del diametro del tubo. Di una formula che peraltro è molto semplice dal punto di vista perché è un monomio, se insomma se facciamo se non ci facciamo impressionare dal fatto che compare senteta su teta, insomma questo che comunque senteta su teta noi lo conosciamo perché è fissato dal grado di riempimento. E sulla pendenza del tubo in realtà ci sarebbe da dire una cosa ulteriore. Ho detto prendiamola 0,1 per 1000 come pendenza del primo tentativo. In realtà esiste un criterio che viene chiamato criterio di autopulizia, per cui si dice, beh, la pendenza minima che dobbiamo dare è quella che mi consente alla mia fognatura di funzionare correttamente, di funzionare durante la piena di progetto in modo tale che venga anche ripulita dal sedimento che sta sul fondo. Questo criterio richiede uno sforzo superiore a 2 Pascal sul fondo, 2 Newton su metro quadro, ragione per cui per esempio lo sforzo qui tau. Beh, lo sforzo tau che viene fatto sul fondo lo sappiamo essere pari a gamma, che è il peso specifico, RH che è il raggio idraulico, la pendenza I. Quindi a sua volta la pendenza I deve essere maggiore o uguale di 2 diviso gamma RH. Se vogliamo, abbiamo due modi di operare. Uno è questo di prendere questa formula qua e sostituirla al posto di I. Nel caso di Gaugler e Strickler, magari mettendo al posto di 2 qui 3 o 2,5, quindi per assegnare la pendenza. Evidentemente qui dipende dal raggio idraulico, che a sua volta dipende da D e dal grado di riempimento, e quindi non cambia la struttura dell'equazione precedente, se volete. L'altro metodo è quello di dire, beh, intanto la pendenza la scegliamo uguale all'1 per 1000, per esempio, o quello che mi consente e dopodiché andiamo a verificare una volta che avremo calcolato il raggio idraulico, quindi che avremo determinato D, andiamo a verificare a posteriori che la condizione di autopulizia sia soddisfatta. Se non fosse soddisfatta, rifaccio tutto aumentando la pendenza. E se vado
Quindi ho calcolato tutte le varie parti, vado a sostituirle nella formula di Gauckler-Strickler. Questo è il raggio idraulico da 2 terzi, prima parentesi quadra. Seconda parentesi quadra è la pendenza, no, è questo è il perimetro bagnato, sì, questo è il perimetro bagnato, cioè la sezione, scusate, non è, per, è omega, quindi la sezione bagnata, del resto c'è di quadro qua. Questa è la pendenza. Qui poi c'è fuori il Ks, qui ho definito la portata massima come coefficiente eudometrico per la superficie, però comunque questa è Q max. Come si può riarrangiare quella formula lì? Che è un esercizio che potete rifare voi. Si può riscrivere in questo modo qua, dove qui mi sono accorto che avevo scritto S invece di A e ho messo A, ma è sempre l'S della slide precedente. Paradossalmente, cioè paradossalmente, bellissimamente, non saprei come dire, qui è una formula, un'equazione che sembra molto complicata, ma dalla quale D si estrae esplicitamente, cioè D è uguale a questa roba che sta tra parentesi elevata a 3 ottavi, dove qui dentro abbiamo questo sec teta e teta che li risolvo imponendo il raggio idraulico, quindi di per sé questa formula qua, questo non è altro che Qmaxi, che ho calcolato con, ho detto con qualsiasi modello idrologico in realtà. Questo Ks me lo dà il costruttore, questa pendenza l'ho imposto io, è 2 alla 13 mezzi, è un numero, come potevate immaginare da soli. Questa quindi è una formula che vi permette di calcolare il diametro del vostro tubo, che consente di portare in condizioni diciamo di moto uniforme la portata massima che voi avete detto dovrebbe passarci. Perché ho messo queste specificazioni 1? Perché per esempio questa formula vi dirà che il vostro tubo potrebbe essere 33,5 cm ed evidentemente in commercio non esistono tubi di 33,5 cm o 45,8 cm per esempio. E per farci passare la vostra portata voi dovrete dire, beh, se ci passa in 33,8 cm, cosa faccio? Sceglierò un tubo più grande, il primo diametro commerciale di dimensioni successive, dimensioni più grandi, per esempio 40 cm. Cosa mi cambia se scelgo un tubo più grande? Beh, a questo punto, nelle equazioni precedenti, questa qua, il diametro del tubo è fissato, mi cambia il grado di riempimento, che non è più fissato, devo ricalcolare il grado di riempimento che sarà inferiore. Avendo imposto un grado di riempimento inferiore, dovrò poi andare a ricontrollare eventualmente anche solo in quel caso la condizione di autopulizia e mi rifaccio tutti i calcoli. Rifaccio tutte queste operazioni per tutti i tubi esterni. Passo al secondo, quindi, e così via, poi arriverò al terzo. Una cosa che posso fare per calcolare il terzo tubo è quella di dire, beh, io devo fare un predimensionamento di tutto quanto. Perché poi il dimensionamento vero e proprio lo andremo ad aggiustare con un modello a flussi e deflussi più complicato che si chiama SWIM, sui quali vi renderanno ridotti diciamo la settimana dopo Pasqua, cioè quella dopo, quella prossima,
Quindi il giovedì 5 aprile i miei collaboratori. Quindi noi dobbiamo fare un predimensionamento. Qua per fare un predimensionamento possiamo avere varie strategie, però la strategia che cerchiamo di adottare è quella di sovradimensionare per poi ridurre il diametro, i diametri man mano in funzione della in modo opportuno, naturalmente, usando l'altro programma che è anche più dettagliato sugli aspetti che riguardano l'infiltrazione. E un modo per operare qui sarebbe, uno potrebbe essere anche quello di considerare un lambda globale. Dico, vabbè, considero un lambda globale di tutta l'area e faccio esattamente le stesse operazioni come se il terzo tubo fosse un tubo di testa. Questa potrebbe essere una strategia che però funziona così così, nel senso che potrebbe portarvi a un sottodimensionamento della tubazione, cosa che voi vedete con l'altro programma, perché vedete l'allenamento delle portate che improvvisamente diventa piatto. Oppure un'altra strategia è: mi calcolo l'afflusso diretto all'area 3, esattamente come ho fatto per l'area 1 e 2, e sommo le tre portate di picco. Lì sono assolutamente sicuro che le tre portate di picco mi sovrastimano la portata che passa all'uscita. Perché? Perché una cosa che io vi ho ripetuto, straripetuto, è che il tempo di precipitazione che rende massima la portata qui è sicuramente diverso dal tempo di precipitazione che rende massima la portata qua e qua. Quindi il tempo di precipitazione per progettare il terzo tubo, essendo diverso, anzi, riformulo la frase, essendo diverso il tempo di precipitazione per progettare il terzo tubo, qui non ho le massime portate, ma ho due portate che sono inferiori alle massime portate. E questo è un primo aspetto. C'è anche un secondo aspetto che forse in alcuni casi potrebbe essere trascurabile, cioè se la tubazione non è tanto lunga. Il secondo aspetto è che comunque l'acqua da questo punto a questo punto ha un ritardo cinematico, anche assumendo che la precipitazione si propaghi, cioè che, supponendo che l'onda di piena si propaghi con velocità costante, per percorrere questo spazio ci metterà, che ne so, un minuto per esempio. Quindi le onde di piena non sono sincrone, non hanno tutte il massimo nello stesso punto, ma ce l'hanno in punti diversi. Quindi ci sono due effetti: uno, la sincronia dei massimi delle onde di piena, che non si sommano, e quindi i massimi non si sommano uno sugli altri. E inoltre il fatto che le stesse onde di piena, quando vado a progettare il terzo punto, il terzo elemento, sono inferiori a quelle con cui ho calcolato i tubi a monte. Quindi sommare, per esempio, le dimensioni che io ottengo sommando i tre colmi delle piene nelle tre condizioni, potrebbe essere una condizione buona per come predimensionamento, sapendo che poi, usando il programma SWIM, io poi vado a controllare l'onda di piena, laddove il grado di riempimento non è, è inferiore per esempio a 0,5, vado a diminuire la dimensione del tubo, passo, non so, da 40 a 35 mm, da 40 a 30 mm, centimetri per esempio, da 80 a 70, e così da monte verso valle vado a dimensionare tutti i tubi interni, gli N-1 tubi interni. E questa è una prima condizione. Infine vengo sulla questione dei lambda. Come faccio a determinare i lambda? Beh, un modo per dare i lambda è quello di usare delle formule empiriche. In particolare in letteratura, quindi, esistono un paio. Una si chiama di Papiri e Ciapponi,
che è questa, in cui vengono usate delle, cioè questa è una regressione statistica su una formula monomia in cui A è l'area del bacino scolante, S, R è la pendenza della tubazione, I è il rapporto tra l'area impermeabile e l'area del bacino e D è una quantità un po' strana che è la densità di drenaggio, che è il rapporto tra la lunghezza totale della rete a monte e l'area della rete medesima. Oppure c'è un'altra formula che viene riportata in letteratura, che è questa qua di Debord, che è ancora più vecchia. Anche qui il tipo di variabili che vengono considerate sono dello stesso tipo. Io invece vi consiglio di fare una roba molto più semplice, e cioè questa. Se lambda è in minuti alla meno 1 e t con t in minuti, si potrebbe assumere per esempio che lambda sia dell'ordine, che sia compreso tra 5 e 10 minuti. Allora non prendetela questa come il verbo, prendetela come indicazione generale di come si potrebbe procedere. Per esempio, se lambda è uguale a 0,1, lambda corrisponde a 10 minuti di tempo medio di residenza. Cioè io gli sto assumendo che l'acqua al di fuori della rete abbia un tempo medio di residenza di 10 minuti. Se metto 0,2, il tempo medio di residenza è 5 minuti. Questi due valori sono due valori, diciamo, ragionevoli, di prima approssimazione. Si possono dare dei valori migliori, certo, perché voi potete prendere, misurare la distanza media dell'area, di ogni punto dell'area, dalle caditoie, per esempio, e dire l'acqua esternamente si muove con una velocità che potrebbe essere compresa fra 0, nelle condizioni di piena, diciamo fra 0,2 e 0,5 metri al secondo. Dividete la distanza per la velocità e ottenete di nuovo un'indicazione del tempo medio di residenza. Comunque prendiamo sti lambda 0,1 e 0,2, li inseriamo nella formula della portata massima. Che cosa succede? Voi vi ricordo che R l'avete già determinato, R star, perché R star deriva da tutta la procedura di prima, è indipendente da qualsiasi assunzione sulla forma di lambda. Beh, nella formula precedente, con queste qui non ce le avete nelle slide, comunque ve le mando. Ricorrego le slide in modo tale che almeno possiate poi aggiungere queste tre. Compare lambda alla 1 meno n. Supponiamo che n sia uguale a 0,5, così per fare un caso un po' estremo, per dire la verità. Allora ho 0,1 da 0,5 ed è 0,31. Se lambda è 0,2, ho 0,2 alla 0,5, che è 0,447. Quindi vuol dire che la portata massima nel dimezzare i tempi di precipitazione aumenta di circa il 40%, cioè passa da 1 a 1,4. Di solito con gli esponenti n che si vengono a generare le curve di possibilità pluviometriche, questo andamento è inferiore, diciamo. Più corto è il tempo di residenza fuori dalla rete, evidentemente più alto è il valore di lambda elevato alla 1 meno n, però se dimezzate il tempo non raddoppiate la portata, perché sopra c'è un esponente che all'incirca è 0,5 e va come la radice di questo fattore. E quindi di nuovo in questo modo potete ottenere una stima, diciamo, di prima approssimazione delle portate. Potreste anche cercare di capire, siccome poi è una sola singola formula quella che vi calcola il diametro, potete cercare di capire come
varia il diametro in questi due casi che voi potete considerare un intervallo di confidenza di come avviene il moto nel versante. Quindi invece di disegnare una linea, invece di disegnare l'andamento delle portate così, l'andamento delle portate per voi sarà una cosa così. Ed evidentemente questi sono i due estremi per la buona progettazione della vostra fognatura. I diametri possono variare, ma poi voi fate delle considerazioni anche di stampo ingegneristico. Qui i calcoli servono certamente per asseverare la bontà di tutti i ragionamenti che fate, però dopo, alla fine, ci sono varie considerazioni di natura costruttiva che voi andate ad implementare. E per esempio potreste anche decidere comunque optare per il diametro più grande. Per esempio dite, siamo in un'epoca di cambiamenti climatici, qui questi sono molto rilevanti, le precipitazioni di breve durata tendono ad essere più intense, quindi io sì, ho fatto tutti i calcoli con le statistiche assumendo la distribuzione di probabilità dei tempi della distribuzione di probabilità delle curve di possibilità, da cui ho ottenuto le curve di possibilità pluviometrica siano invarianti, in realtà stanno cambiando. Per calcolarmi prendo per esempio il diametro un po' più grande. Questo potrebbe essere anche un ragionamento. Dopodiché magari con il programma SWIM, che è un programma che vi consente di calcolare tutto l'idrogramma, di cui noi non vi daremo i dettagli idrologici, se devo dire la verità, ve lo faremo semplicemente usare un po' così come un black box, perché sennò ci vorrebbe, vorrei dire, quasi un corso ad hoc per spiegare come funziona. Però con quel programma voi potete andare a considerare per esempio degli idrogrammi che variano con continuità, considerando anche delle ipotesi più complesse sulla ragione dell'infiltrazione, e potete ragionare se il dimensionamento che avete gestato, che avete fatto sulla fognatura, è corretto o no. E sarà questo un po' anche tutto il ragionamento che voi dovrete fare usando nella parte di esercitazioni, sui quali poi nelle prossime settimane noi vi andremo a dare tutte le informazioni, spero, che sono necessarie. Penso che siamo a posto.